Ed eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata, un'altra avventura attraverso la scoperta di questi grandi spiriti che ci stanno accompagnando nel corso della nostra evoluzione a crescere in coscienza e speriamo anche in benessere. Ne abbiamo tanto bisogno tutti quanti. Credo che in ogni puntata voi possiate avere degli input sia dai nostri ospiti in studio che dai maestri che raccontiamo di volta in volta. Quest'oggi sono contenta di dare il benvenuto a una mia amica personale che si chiama Alberta Mantovani, che è qui con noi e che ha fatto studi di filosofia e di psicologia per poi andarsi a occupare di costellazioni familiari e di tanto altro, però proprio perché di costellazioni familiari di chi si può parlare se non di chi le ha create. E allora andiamo a conoscere Bert Hellinger, che è il maestro di questa sera, in questa scheda di presentazione. Anton Hellinger, detto Bert, nasce il 16 dicembre 1925 nel sud della Germania da una famiglia cattolica. Dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale ed essere stato fatto prigioniero, entra a far parte di un ordine religioso e studia filosofia e teologia diventando sacerdote. Inviato quindi come missionario in Sudafrica, trascorre 16 anni tra gli Zulu, apprendendo la loro cultura e le loro antiche tradizioni. Nei primi anni 60 frequenta seminari ecumenici e interrazziali organizzati dalla Chiesa Anglicana del Sudafrica, fondati sul riconoscimento della diversità al di là di ogni preconcetto razziale. Tale esperienza lo allontanerà dal cattolicesimo e lo indurrà a spretarsi, optando per lo studio della psicanalisi, prima a Vienna e Monaco e successivamente negli Stati Uniti. Nei primi anni 80 crea un proprio metodo di life coaching, le costellazioni familiari sistemiche, che diffonderà in seguito attraverso ben 30 pubblicazioni. La vita di ciascuno, sostiene, è condizionata da destini, sentimenti, problemi e malattie che non sempre appartengono alla persona, ma possono essere condizionati da memorie e blocchi del suo sistema familiare. Tali blocchi o irretimenti possono essere fatti emergere attraverso la rappresentazione scenica delle dinamiche familiari inconsce che causano la sofferenza e in questo modo arrivare a liberarle. Oggi il metodo delle costellazioni familiari è riconosciuto in tutto il mondo ed è sopravvissuto al suo stesso creatore, che ha lasciato il corpo all'età di 94 anni, il 19 settembre 2019, nella sua casa sulle Alpi Bavaresi. La sua eredità l'ha lasciata nelle mani della moglie, l'amata Sophie. Il suo metodo, tuttavia, in continua evoluzione, viene applicato in numerosi settori, dalla psicoterapia alla formazione aziendale, alla pedagogia, alla giustizia, alla sanità, sempre con gli stessi straordinari e sorprendenti risultati. Ed eccoci qua, ripresentiamo Alberta Mantovani che ha gentilmente accettato il mio invito perché Alberta è stata un allievo diretto di Bert Hellinger, giusto? Hai avuto la fortuna di lavorare con lui, di Certo. formarti con lui. Sì. Quindi sei qui per questo, ma dicevo anche ci sono anche tante altre cose che tu fai, giusto oggi? Giusto. Grazie comunque di avermi invitato, mi fa molto piacere perché parlare di costellazioni familiari e di Bert Hellinger è veramente un onore, un onore. Com'era lui? Lui era fantastico, cioè nel senso io ti posso raccontare quando l'ho visto per la prima volta, era il 2000 e avevo sentito parlare delle costellazioni familiari attraverso un'amica che mi aveva segnalato un libro di Hellinger. E siccome io amo andare dai creatori, cioè dai numeri uno, ho chiesto dove si poteva incontrare questa persona. E mi è stato detto, guarda, che fra poco lui sarà a Roma
e terrà un seminario sull'amore a seconda vista. Non sapevo neanche cosa volesse dire. Fantastico, ho detto ora vado, così lo conosco. Sono andata a Roma con tre mie amiche. Siamo arrivate in questo bellissimo teatro, pieno, pieno, sono state 400 persone, dove Ellinger avrebbe parlato appunto di costellazioni familiari che io non conoscevo per niente, anche se venivo da una formazione anche spirituale, eccetera. Quando lui è entrato mi è sembrato di vedere mio nonno, perché io avevo un nonno proprio molto simile fisicamente a lui, eccetera. Qui già mi si è aperto il cuore, ho detto sono a casa. E lui lì è stato molto incisivo nel parlare di varie tematiche, ma quello che mi aveva più colpito è stato quando ha parlato dei bambini e di quando ci si separa. E lui ha detto, quando due persone si separano e c'è un figlio maschio, a volte le mamme lo rovinano, perché diventa non più il figlio, ma diventa il compagno della mamma. Io ero con tre mie amiche, tutte e tre separate, tutte e tre con un figlio maschio, che sono rimaste un po' perplesse e hanno detto, secondo me questo è pazzo, io non voglio proprio far vedere mio figlio al mio ex marito, perché ha fatto delle cose terribili. E sono uscite dall'aula, io sarei uscita con loro per solidarietà, ma mi piaceva talmente tanto quello che stava raccontando che sono rimasta lì. E poi ho compreso perché sono rimasta, perché in realtà ha detto delle grandissime verità, cioè la pace del cuore, cosa vuol dire stare in pace anche con l'ex partner, cosa significa anche avere un figlio maschio e fare in modo che questo figlio prenda l'energia maschile anche del padre. Addirittura Ellinger dice che dopo una certa età è meglio che i ragazzi maschi vadano a vivere col papà. E cosa difficile in Italia, eh? Vero? Sì. E quindi io sono stata folgorata da quello che lui ha detto, eccetera, per cui ho deciso di fare un'esperienza e ho chiesto dove potevo andare. Mi hanno segnalato Attilio Piazza, che è stato un altro mio maestro. Sono andata da lui per 3 anni, ho fatto questa formazione dove ho pianto tutte le mie lacrime e dove però ho fatto un percorso meraviglioso, ma poi pensavo di fare solo per me tutto questo. E in realtà non è stato così, perché come dice Ellinger, dove c'è energia vuol dire che funziona. Una mia amica un giorno mi ha detto, ti ho organizzato una sessione di costellazioni di gruppo nel mio centro, e io ero terrorizzata perché ho detto vabbè, provo, cioè, e sono andata, ho fatto questa esperienza con 30 persone, mi ricordo benissimo, erano negli anni 2000, cioè all'inizio. Quindi no? Già tu come trainer? Come trainer, perché avevo finito il tuo percorso, formazione, avevo finito tutto e parlavo a tutti di costellazioni, cioè era diventato una specie di veramente di mission, no? E quindi sono andata, ho fatto questa esperienza, pare che sia piaciuta, alla fine questa mia amica mi ha detto brava, ma non eri tu. In realtà io ero la fotocopia dei miei maestri, di Ellinger e di Attilio Piazza. Avevi fatto proprio tuoi insegnamenti. Ero serissima, io non sono così seria, sono molto leggera, no? E piano piano ho cambiato modo di fare le costellazioni e piano piano... Ma sono qua. Alberta, questo maestro, perché tu appunto hai fatto un percorso di formazione già anche universitario, eccetera, eri già interessata, sì, a questi argomenti, eccetera. Secondo te le costellazioni, intanto forse farei anche una piccola digressione per spiegare a quei pochissimi che ancora non le conoscono di che cosa si tratta, cioè diciamolo proprio brevemente per chi non le conosce. È praticamente una rappresentazione di dinamiche familiari, è così? Sì, è così. Le costellazioni sono un metodo di aiuto e di servizio, per quanto mi riguarda, dove si rimette a scorrere l'amore, l'energia dell'amore, là dove l'amore è stato interrotto. E l'amore si interrompe con un trauma, sempre. Quindi il trauma più grosso è la morte.
Però parliamo nell'ambito familiare, cioè nel campo della famiglia. Anche per esempio se fai un trasloco è un trauma, anche se cambi lavoro. No, dico, le costellazioni agiscono sul campo familiare. Il campo familiare è la prima cosa, è la base, cioè, ma le costellazioni si possono fare su qualsiasi tipo di sistema, perché siamo immersi, no, in sistemi, quindi sul lavoro, sulla salute, sul denaro, su qualsiasi cosa, certo la base. È per quello che si chiamano infatti sistemiche, costellazioni familiari sistemiche. Esatto. Ecco, quindi si mette in scena. Queste si mette in scena quando si fanno le costellazioni di gruppo, ma si possono fare anche individuali. Individuali. Io le faccio con i Playmobil. Qual è preferibile? Secondo te? Allora, i risultati sono gli stessi, perché si agisce con l'energia, quindi io personalmente preferisco il gruppo, perché è più, come posso dire, c'è l'interazione di tutti i membri del gruppo che proteggono nello stesso, con l'amore, e nello stesso tempo fanno vedere, come se tu vedessi un film. Quindi il sistema viene inscenato, sì. Diciamo proprio come se ogni partecipante assume un ruolo, giusto? No, un ruolo. Tutti, cioè cerco di spiegare meglio. Sì, cioè, più chiaro possibile. Allora, ci si siede in cerchio, sì, a ferro di cavallo. E la persona che si siede di fianco al trainer dice cosa le sta a cuore rispetto alla sua vita e rispetto a se stessa. Non può dire mi sta a cuore mio figlio che si droga, no. Mi sta a cuore il mio rapporto con mio figlio, ok? Una volta che si è individuato il tema, si fa qualche domanda alla persona che vuole mettere in scena la costellazione, poi si sceglie, la persona che fa la costellazione sceglierà all'interno del gruppo dei rappresentanti, così si chiamano, che entrati in questo campo che si chiama morfogenetico, che è un campo di energia, quello intorno al cerchio, prenderanno su di sé l'energia della persona evocata. Questa poi adesso è fisica quantistica, quando ho iniziato io era magia. Altro che. È vero, è così, sì. Oggi per fortuna la fisica, in generale, insomma, la coscienza umana è talmente sicuramente evoluta che possiamo comprendere anche queste dinamiche che un tempo ci avrebbero forse preso per pazzi, no? se avessimo seguito dei percorsi di questo genere. Però, Alberta, dicevamo, perché ritieni che questo metodo sia migliore di altri? Perché c'è qualcosa in più. C'è qualcosa in più che Ellinger ha scoperto e che si può riassumere in varie tematiche. La prima cosa che lui ha scoperto, al di là di tutti gli altri, come la satire piuttosto che psicodramma, eccetera, di Moreno, eccetera, sono gli ordini dell'amore. È interessante questo. Perché in realtà l'amore segue un ordine, e se noi non seguiamo quest'ordine stiamo male. Quindi dire col mio amore ti salverò, no buono. No. No, col mio amore non posso salvarti, devo mettere ordine. Altrimenti non ce la faccio. E se vuoi ne parliamo di questi ordini. Sì, un momento ne parlerei, perché credo che le persone a casa siano curiose. Poi gli ordini dell'amore, cioè io un po' so che, di cosa, perché ho letto il libro di Ellinger sugli ordini dell'amore particolarmente, però forse è interessante dire due parole. La prima, diciamo, la base è il diritto di appartenenza, cioè noi apparteniamo al nostro sistema famiglia, soprattutto parliamo della famiglia adesso, quindi la nostra famiglia biologica, cioè i genitori biologici, e la nostra famiglia, il nostro albero genealogico è un dato di fatto, e quindi noi apparteniamo a questo. Se qualcuno viene escluso si crea una disfunzione. E cosa succede? Cosa ha scoperto Bert Hellinger? Ha scoperto che chi viene escluso non può essere escluso. Quindi in una generazione dopo, o anche due o addirittura tre, qualcuno a caso, e non si è capito perché, che nasce in questa famiglia prende su di sé il destino dell'escluso e lo ripete. Non è bella sta roba. So che per esempio anche tipo dare il nome del nonno al nipote, queste cose sono pratiche molto deleterie, insomma. Uno eredita
con quell'informazione del nome tutto un destino. Si quasi prende, diciamo, un fardello, nel senso che se io do a mia figlia il nome di una nonna che ha avuto una vita fantastica, benissimo, certo, no problem. Ma se è il nome del fratello morto magari in un incidente, piuttosto che, si porta dietro. Però la buona notizia è che possiamo risolvere tutto. Ecco, infatti, e l'altra buona notizia secondo me legata alle costellazioni è che sono così veloci anche. Sì. È un metodo immediato, cioè comunque quando l'irretimento, il blocco familiare o tuo o del sistema sul quale stai lavorando lo vedi e lo vedi rappresentato, è come se in qualche modo nel momento in cui ne prendi coscienza il problema si dissolve. Sì, è un metodo adatto ai nostri tempi dove non c'è più tempo. Non c'è più tempo. E quindi quando tu fai una costellazione, come diceva Hellinger, diceva lascia che agisca. Come ci è arrivato lui a una cosa così? Ma lui era addirittura aveva preso i voti, aveva tutta un'altra vita. Si è accorto di tutto quello che diciamo che poteva influire sul clan, sulle famiglie, sulla coscienza, no? Per cui l'ha studiato e ha cominciato a metterlo in pratica facendo delle meraviglie, perché poi lui ha lavorato anche tematiche molto molto pesanti. E mi pare di averlo visto una volta sola in una conferenza, aveva un istinto incredibile per riconoscere immediatamente quale potesse essere la problematica. Devo dire questo quasi magico proprio. Sì, vero? Lui era secondo me una persona illuminata che quando io l'ho intervistato ero andata in trance, poi dopo vabbè parlavo con lui tranquillamente. Infatti abbiamo delle sì, immagini di te che lo intervisti. Sì, e devo dire che la prima cosa che lui diceva era: io quando ho una persona accanto l'accolgo totalmente con amore, senza giudizio, qualsiasi cosa sia accaduto, e accogliendola accolgo tutto quello che c'è stato nel suo albero genealogico e quello che lei rappresenta, e quindi la persona si sente a casa. Il mio dubbio, diciamo, la domanda che mi faccio più che altro sulle costellazioni, ogni volta che a mia volta vado a provare a costellare alcuni aspetti della mia vita, perché ci ho provato sia a costellare altri che a farmi costellare, perché mi affascinano, è questa sensazione che non finiamo mai, cioè che dovremmo lavorare. Mi viene tutte le volte che faccio una costellazione, mi viene voglia di fare quella esatto, cioè che non che allora, avrei voglia di stare sempre a costellare. Allora io dico sempre è bene che le persone partecipino, cioè non si mettano in gioco frequentemente, perché non va bene. Le costellazioni devono essere fatte poche, su tematiche, certo, importanti, appunto, e poi che vengano a vedere, perché quando tu entri in risonanza con quello che accade, e posso dire che i problemi sono sempre gli stessi, certo, a quel punto lì c'è già una guarigione. Quindi, anche perché appunto o tu stai guardando una dinamica dall'esterno, anche solo come spettatore, già comunque stai lavorando, stai entrando nel campo. Certo, entri nel campo e guarisci. Questa è la cosa fantastica, straordinaria. Sono riconosciute, Alberta? Sono riconosciute come terapia? Non lo so, è una domanda. Dovrebbero. Io so che c'è la scuola di Jean Monnet che dà dei diplomi particolari a... Ma non lo so, ma io credo di sì, perché ormai devo non dire... Non sono osteggiate di sicuro, no, anche no, perché lui aveva delle qualifiche di tutto rispetto. Ha preso quindi premi internazionali. Torniamo a lui come persona, appunto, che persona era? Essendo un iniziatore, no? Tutti quelli che hanno creato qualche cosa dal nulla e che poi ha questa utilità, insomma, per le generazioni anche future. Che uomo era Hellinger secondo te? Allora, lui te? Era una persona molto, come posso dire, che aveva questo approccio molto, molto maschile, no? Mm-hmm. Nello stesso tempo aveva un femminile sviluppato. Quindi una sensibilità. Beh, la sensibilità, l'accoglienza, tutte queste cose. Devo dire che io l'ho visto anche molto duro, per esempio.
quando una persona andava da lui per fare le costellazioni, e mi ricordo in particolare una persona che veniva dall'America, quindi voglio dire, non aveva fatto un viaggetto, e continuava a lamentarsi, no? A dire io sono sfortunata perché qua la su e giù, allora lui l'ha lasciata parlare, poi gli ha detto non posso fare niente per te, puoi andare. E questa persona si è messa a piangere, no? Ma io sono venuta dall'America, lui ha detto mi spiace, non posso fare niente. Nel momento in cui ti prendi in mano la tua vita, tiri sulle maniche, torni da me e dici ci sono, allora posso. E siccome duravano 2 o 3 giorni i suoi incontri, sempre poi le persone andavano e dicevano sono pronto, perché gli aveva dato insomma i soliti maestri, no? Che danno un po' lo sberlone, questo me lo ricordo molto bene. Quindi era anche molto determinato, molto duro in certi versi, poi accoglientissimo. Sì, fermo più che, perché fermo immagino. Sì, duro nel senso di avere la fermezza di dirti è così. E certo, autorevole. Sì, non autoritario, autorevole. Assolutamente. E poi aveva questa moglie a cui anche con la quale, no, ha molto lavorato anche, cioè è possibile. Io l'ho conosciuto prima. Poi è possibile passare. Sophie Hellinger lavora in un modo diverso, però è sempre. Beh, certamente lui è il maestro della situazione. Sì, poi devo dire che aveva uno sguardo d'amore così meraviglioso verso sua moglie che io ho sempre detto: mamma mia, che meraviglia! Sì, sì. E se ne intendeva di relazioni Hellinger. Sì. Altro che. E so che adesso stanno evolvendo, a parte che vengono usati in tantissimi ambiti, l'abbiamo sentito anche nella scheda, si possono applicare veramente a qualunque sistema, no? Sì, anche se un'azienda non va male, sì. Cioè non va bene, oppure se, non lo so, anche una relazione a due, anche, cioè si può andare a guardare dov'è il blocco. Assolutamente sì, perché di solito si risolve, insomma, per cui è molto interessante ed è quasi magico, cioè io vedo delle cose e poi non sono io che faccio, è il sistema, cioè... Ma il fatto che evolvano, secondo te, allora, era previsto? Evolute, con lui gli ultimi anni della sua vita sono diventate più spirituali. Cioè esatto, più... le costellazioni spirituali, no? Sì, mi pare che... sono diventate, addirittura lui metteva in scena sempre solo o una o due persone e faceva parlare il campo nel silenzio. Per cui erano molto forti, cioè perché andava verso questo... verso questa come dire, l'origine della vita, questa nei massimi parte spirituale, sistemi, no? Insomma, così, sì. Passa dall'ambito familiare più quotidiano, sì, eccetera, esatto, a dei livelli archetipici, no? per capire le cose. Sì. E tu invece come lavori? Come applichi l'insegnamento di Hellinger oggi tu? Ma lo applico a modo mio, diciamo che... È sempre giusto questo, no? Personalizzare. Sì, lo personalizzo e non so mai cosa faccio, perché come al solito io lo dico sempre, non so cosa succederà stasera. C'è un aspetto oggi. Creativo. Assolutamente, anche perché mi faccio guidare dall'energia del campo. Quindi non... Eh sì, perché basta che cambino le persone presenti che ovviamente cambia l'energia. Sì, ma quelle, cioè chi fa rappresentante... si lascia permeare dall'energia e sente esattamente quello che c'è, quindi la cosa magica è quella e quindi si vede dove è bloccato l'amore e dove l'amore è bloccato si fa in modo che l'amore fluisca ancora perché è la forza più grande, no? Siamo quasi in pubblicità, ma hai fatto le costellazioni alla tua famiglia? Io preferisco che lo facciano non con me. Altri, non con me. Certo. Sì, però certo. Oh no, le ho fatte per me, questo sicuramente. La mia domanda era, hai osato? Cioè non si sono ribellati? No, assolutamente. Si fidano? La prima costellazione l'ho fatta su di me. Ovviamente. E su mia mamma, sì, certo. Si deve sempre partire, certo. Soprattutto i terapeuti devono partire da se stessi, senza dubbio. Senti Alberto, adesso appena ritorniamo in studio guarderemo invece una clip
di Another Self, che ha messo, ha portato, è una serie Netflix che ha portato le costellazioni ad essere un telefilm. Ecco, quindi quando ci ritroviamo dopo la pubblicità guarderemo questa. Ti è piaciuta questa serie? Moltissimo, sono stati bravissimi. Perché non era facile dare quell'idea, certo. Vero? E allora, pubblicità, e ci ritroviamo subito dopo con Alberto Mantovani, che ringrazio ancora per essere grazie qui, e con tutti voi. E rieccoci, siamo qui a parlare di Bert Hellinger, questa sera il creatore, il divulgatore più importante, del padre delle costellazioni familiari sistemiche, questo metodo che adesso è stato scoperto anche dal grande pubblico attraverso, come dicevamo prima della pubblicità, questa serie anche di grande successo che Netflix sta mandando in onda da qualche, penso da un annetto, che si chiama Another Self, è una serie turca. Andiamo a vedere il trailer di questa serie. È una pratica spirituale. Lo scopo è arrivare alle radici delle nostre ansie e preoccupazioni, dei nostri problemi e degli infiniti cicli da cui non riusciamo a uscire. Per favore, porta a me un uomo che mi accetti e che possa amarmi esattamente così come sono. Smetti di pensare, vivitela e basta. Credo che questa pratica mi stia aiutando sul serio. Il passato che è dentro di noi può bloccare il nostro presente. Dovrei farti forza e affrontare l'argomento prima o poi. Non puoi evitarlo per sempre. Non hai la pazienza di ricevere le risposte che cerchi e nemmeno di fermarti un attimo a riposarti all'ombra di un olivo? Non abbiamo finito! Ehi, non abbiamo finito di parlare! Torna qui, Ada! Ve le darò di santa ragione se litigate un'altra volta. Fallo, tesoro! Tutti sbagliamo. Ed è sbagliando che possiamo migliorare noi stessi. Sono fortunata ad avervi. E questo qua era il nome turco di Another Self, che la traduzione invece è un altro se stesso sarebbe, no? Il titolo invece dell'inglese della serie. Allora ti è piaciuta? Cioè sono riusciti a dare l'idea di che cosa sono le costellazioni? Sì, perché hanno messo anche come contraddittorio la parte del medico che ti dice, che dice alla ragazza che ha deciso di aspettare, aveva un problema di salute e lei ha detto prima di andare in ospedale voglio fare delle altre cose, no? E andava verso le costellazioni e il medico naturalmente gli ha detto tu sei pazza, eccetera. E quindi c'è tutta il contrario di tutto. Poi questo medico va a vedere ed è tutto da scoprire. Molto bello, sono stati molto bravi, devo dire chapeau. E poi è curioso, no? Una serie turca che comunque sì. Si sarebbe potuto pensare invece che potesse essere venire dal paese di Hellinger, no? Invece è venuto da lì. Cioè, da lì. Ci sono paesi che sono adesso, anche l'India, no? Insomma, che sono in grande evoluzione per l'appunto, quindi che a volte insomma battono anche noi che da tanti anni sentiamo parlare di queste cose e ci fa molto piacere questa cosa. Senti, dicevi che era anche un tuo sogno fare proprio un film. Io vorrei farlo, sì, perché ho tanti di quei casi meravigliosi che... Ah, tu dici proprio per mettere in scena... Per mettere in scena, per far vedere che cos'è, eccetera. Infatti, se facessero la seconda parte di questa cosa, sarebbe bello anche collaborare. Mi piace molto l'idea di divulgare. Io non ho conosciuto Hellinger, ho conosciuto Attilio Piazza e mi piaceva molto il suo approccio. Però appunto anche con te e con altri costellatori ho fatto spesso l'esperienza delle costellazioni.
Per esempio, una volta mi è capitato di impersonare il figlio defunto di una signora che questo figlio non riusciva a lasciarlo andare. E ho trattenuto un grande ricordo di quell'esperienza, perché ricordo che in quel ruolo io sentivo che dovevo allontanare mia madre, cioè io ero come in un'altra dimensione rispetto a mia madre, perché si prende proprio il ruolo, si assume quel ruolo. Pure io ero un'osservatrice, no? Stavo sperimentando a mia volta, ma è stato fortissimo il dire lasciami andare, no? Ecco, chi fa l'esperienza delle costellazioni sente proprio e percepisce e assume anche delle conoscenze che altrimenti non potrebbe mai sperimentare nella vita reale. Cioè puoi veramente metterti anche nei panni, per esempio, che ne so, di un partner che ti ha lasciato. Certo. Se lo vedi o lo fai personale da qualcun altro, tu riesci a capire delle dinamiche che altrimenti non ti spiegheresti. C'è un'immediatezza incredibile in questo metodo. Infatti io suggerisco... Io lo trovo geniale, onestamente. È geniale. Io suggerisco sempre di accettare quando ti chiedono di rappresentare qualcuno. Nella mia esperienza ormai ventennale devo dire che hanno quasi tutti accettato, cioè è difficilissimo che uno dica no, anche quando fai l'assassino. Non c'è il pericolo che uno rimanga invischiato nel ruolo? Sì. Sì. E quindi? E quindi devi uscire da questa cosa, ci sono delle tecniche per farlo se non se ti senti ancora dentro. Sì. Ci sono anche degli slogan delle frasi, infatti Hellinger stesso, mi ero appuntato qui, dice: le parole sono energia potente, vibrazione che apre e chiude, che guarisce e ferisce. Voi, mi pare di capire, voi costellatori, usate, no? Utilizzate spesso frasi. Anche frasi rituali. Ti faccio un esempio proprio facile. Per favore. Siccome un altro ordine dell'amore è il rango, cioè chi è venuto prima ha la precedenza, quindi i genitori hanno la precedenza sui figli. Se un cosa vuol dire la precedenza? La precedenza è che sono arrivati prima, e come del resto il primo genito è arrivato prima del secondo. Se i figli vogliono fare i grandi e dicono, per esempio, sono meglio di te, piuttosto che ti insegno a vivere, piuttosto bla bla bla, bisogna rimetterli al loro posto. No? E quell'ordine di cui parlavi prima. Il famoso ordine. E una frase che si dice sempre e che aiuta ed è molto potente come un mantra, mettiamo che io sia la mamma e mia figlia che pensa di essere meglio di me, io le dico: io sono la grande, tu sei la piccola e da oggi io do e tu prendi. Questo è quanto. E se ti ho fatto fare la grande, mi dispiace. E questa cosa avviene anche non in presenza, cioè in pratica se quella figlia non è presente alle costellazioni, però percepisce, il campo la informa. Il campo, sì, perché agisce su tutta la famiglia, che lo sappiano o no. Quindi l'informazione arriva anche se la persona è ignara del fatto che il suo parente, per esempio, sta facendo una costellazione. È possibile farlo anche coinvolgendo anche quindi i parenti trapassati? Certo, assolutamente. Anzi, no? Quando c'è un irrisolto con qualcuno che non c'è più, le costellazioni rimettono l'amore, è bellissimo. E questo è veramente formidabile. Sono io. Questa sei tu, sono questa io, che vediamo con la nelle mia immagini? Mamma. Sì. Sì, perché ovviamente appunto parlando di costellazioni... Me l'ha fatto mia figlia questo film, cioè l'ha messo insieme lei con mio papà. Okay. Altre cose che volevo commentare con te, perché io mi prendo un po' di frasi del maestro di cui parliamo, Bert Hellinger, certo. In questo caso, dice: la vita ti delude perché tu smetta di farti delle illusioni, oppure la vita ti toglie quello che hai affinché tu smetta paradossalmente di lamentarti, la vita ti lascia che tu cada e cada ancora fino a quando non decidi di imparare la lezione. Sembra dietro queste parole che ci sia, nella convinzione di Hellinger, quindi dentro questo suo metodo, un'implicita perfezione che è data per scontata. La vita sa quello che fa, no? Lo sa sempre, che se noi stiamo nell'ordine naturale tutto va come deve andare. Siamo noi che deragliamo da quest'ordine, giusto? Certo. Perché è così difficile capire questa lezione, che in fondo è così semplice? È ovvio che se tu vai contro natura,
vivi controvento e tutto è più difficile, no? Ma a volte... Perché è così difficile da capire per le persone? Intanto il capire dobbiamo togliercelo. È vero, è un cioè, comprendere. Nel senso che dobbiamo comprendere, dobbiamo affidarci, no? Ecco. Ellinger ha sempre detto bisogna guardare la realtà, cioè quello che c'è di reale. Faccio un esempio, se una persona dice quando la mia mamma mi aspettava, mia zia mi ha detto che mia mamma voleva abortirmi, Ellinger, faccio lui, sì, dice ma sei nata, sei qua, qual è il problema? Capito? Cioè quindi è proprio... Guardiamo la realtà, infatti lui chiedeva sempre i fatti. Dimmi i fatti, non voglio le interpretazioni. Il mio papà era veramente tremendo. Cosa ha fatto? Dimmi cosa ha fatto di tremendo. Ti riporta... No, era proprio un carattere. Ma ti riporta alla concretezza. Ti riporta alla concretezza. E anche al presente, perché mi pare di capire che nonostante si lavori molto sul passato, sui blocchi, eccetera, però lui... E come tutti i grandi maestri, devo dire, ti riporta sempre al presente. Certo, l'unica cosa qui che conta. Certo, assolutamente. L'unica cosa reale è reale questa. Non c'è, il passato è passato, il futuro non c'è ancora, per cui assolutamente. Certo. Parlando invece di te, che appunto sei una delle voci insomma, che stanno portando avanti in Italia da tanti anni, io ti conosco da tanti anni, questo tipo di pratica. Tu lavori anche sulla legge di attrazione, fai anche altre cose, diciamolo però. Io mi sento un testimone della legge di attrazione, nel senso che la legge di attrazione è una legge universale che agisce sempre, che bisogna conoscere perché molti non ci credono, e invece è proprio così. Cioè noi creiamo, co-creiamo la nostra realtà con i nostri pensieri, no? Ormai adesso se ne parla, però è bene saperla questa cosa perché così si vive meglio, perché se tu inizi la giornata e dici questa è una giornata tremenda, sarà così, perché sono molto gentili dall'alto, no? Ti danno proprio questa cosa, e quindi bisogna guardare il bello, che quello che c'è, e entrare nella gratitudine. Ma non a caso, Alberto, io ho sempre pensato che tu sia un portabuono, perché hai proprio questa attitudine di apertura assoluta, di positività, ma non fasulla, cioè naturale proprio. Molto... Ma io dico sempre conviene. Conviene, esatto. Conviene, perché effettivamente conviene. Senti, ma il costellatore, da quello che ho potuto notare io, deve essere anche uno che non ci mette tanto la testa, cioè che lavora a tutt'altro livello. Assolutamente. Credo che Ellinger in questo, no? Assolutamente. Abbia inventato qualcosa di veramente nuovo, perché tutta la psicologia, tutte le pratiche normalmente, no, che hanno lavorato sul malessere, anche psicologico, emotivo, cioè era sul capire per l'appunto. Invece qui è tutt'altra cosa, è tutto sul sentire. Qui è sul sentire, sul cuore, ed è come se tu fossi in meditazione. Cioè io in realtà quando faccio le costellazioni sono guidata, cioè non sono più... Mi vengono delle frasi così, cioè nel senso che non sto a pensare adesso faccio quello, poi faccio... Assolutamente no. Diventi uno strumento, un canale. Assolutamente uno strumento, assolutamente. E questo non può, nel caso di costellatori diciamo meno dotati, portare a fare danno? Allora, scusa la domanda, guarda, ma no, se la faranno farmi, a casa? Perché l'ho proprio chiesto a Ellinger, io ho fatto una domanda, ecco, a lui, bene. E gli ho detto, io sono un po' preoccupata perché ho visto delle persone che facevano delle cose che secondo me erano... E lui mi ha detto, stai tranquilla, se c'è energia va, se non c'è energia si ferma tutto, infatti... Succede così. Succede così. E poi ha sempre detto, ogni maestro ha i suoi allievi. Quindi evidentemente chi va da persone che vuol dire che aveva bisogno di qualcosa. Un'altra cosa divertente, dico divertente ma può essere anche impegnativa volendo, è che si può impersonare anche un concetto, anche un'energia impersonale. Assolutamente. A me una volta è capitato di impersonare l'amore. Certo, io questo lo faccio spessissimo. Tra l'altro sono sentita enorme. Certo. Come qualcosa di inclusivo che includesse, cioè un sistema. E lì ho capito dell'amore
cose che nessun'altra esperienza appunto mi avrebbe dato. Quindi io consiglio fortemente proprio di venire a farle. Sì, io faccio anche col denaro, faccio fare il denaro. Ecco, il denaro. Cioè, e lì cioè vedi una persona che, il denaro che impersona è neutro. Il denaro, cioè che sì. Incarna il denaro. Allora, una persona che incarna il denaro in generale, cioè il denaro è neutro e dice quello che non sei. Non è buono o cattivo. Cioè. No, assolutamente. E invece il tuo denaro. Ah, quindi tu che rapporto hai col tuo denaro? Per esempio, se una persona ha un pessimo rapporto col denaro, lo vede subito e lo può modificare. Quindi può mettere in scena mettere in scena te e il tuo denaro e poi vedo cosa succede tra i due. Sì. È straordinario. Fantastico. Questo. Beh, ci vuole appunto anche una inventiva incredibile, sul momento ti viene istintivo, viene no? Così. Trovare la formula che va bene. Ecco, Ellinger vi lasciava liberi di creare in questo senso. Ma oppure ha messo dei paletti? Allora, lui ha messo dei paletti nella sua scuola. Mm. Cioè Ellinger Scientia, che è la scuola tedesca di Marie Sophie adesso, ha dei paletti. Io personalmente non sono dentro a questa cosa, per cui faccio un po', come moltissimi altri, quello che sento, che secondo me... Cioè l'autenticità. Tu lavori a Milano ma lavori anche in tutta Italia, giusto? Sì, io lavoro dove mi chiamano, se dove mi organizzi come te. E organizzi degli happening quasi. Sì, sono giornate. Giornate in cui... Oppure sessioni individuali, secondo. Anche sessioni... Ho visto che c'era anche la nostra scheda, alcuni usano i pupazzetti della Playmobil. Anche. Per fare il one to one, cioè sì. Si mette in scena... La costellazione attraverso addirittura dei pupazzetti facendoli sì. Interagire. È curiosa questa cosa. O se no anche qualsiasi cosa che tu hai in casa, cioè non sì, anche molto niente. Psicologi adesso hanno adottato questo metodo, sì, no? Perché si capisce tutto da qua, eh? Cioè poi vedi è bambolina, da come tu muovi questi pupazzetti si capiscono le dinamiche che altrimenti non sono inconsce, magari non... Assolutamente, è come metterli in scena fisicamente, solo che sono pupazzetti. E allora per metterti in rapporto con l'energia della persona fai mettere un dito sulla testa del pupazzetto che rappresenta la mamma, il papà. Comunque le costellazioni hanno a che fare con la teatroterapia, con... Sì, sono molto di più. Molto anche di più. Alcune pratiche jodorowskiane, no? Della psicomagia. Sì, qualcosa. Sono molto di più, dici molto, tu? Sono diverse, ecco, diverse. Non voglio dar giudizi. Cioè, quali sono le differenze? Ma le differenze sono ciò che ha... che ha visto Ellinger, cioè quindi gli ordini dell'amore, il fatto che non ci possa essere esclusione, l'irretimento è incredibile, tu puoi essere, come dire, collegata con qualcuno che non conosci e che ha avuto evidentemente un ruolo molto importante, anche un fidanzato, un ex fidanzato della nonna, per dire, cioè qualcuno che è stato molto importante nella famiglia, perché non necessariamente solo i familiari, quindi nella tua costellazione ci sono anche altre persone importanti. Faccio l'esempio, se la nonna era innamorata persa di un signore e i suoi genitori non hanno voluto che lo sposasse, ha sposato il nonno, e lei lo racconta, dice ero innamorata, eccetera, eccetera, questo signore magari è stato escluso. Escluso. No? Allora, questo signore ha un ruolo, perché magari, e mi è capitato, una donna nata dopo ce l'ha su con gli uomini. Oppure un uomo nato dopo c'era su con le donne, perché ha preso l'irretimento da quel fidanzato escluso. Come facciamo a sapere, visto che sono 3-4 generazioni, no, che entrano nel nostro, 3 generazioni che entrano nel nostro campo, come facciamo a sapere quando è finita, appunto, quando siamo a posto, quando invece dobbiamo continuare a lavorare? È perché la nostra vita... Beh, lo sentiamo. Lo sentiamo. Lo sentiamo quando sei in pace.
Perché ci sono per esempio delle persone che magari sono state escluse e neanche lo sappiamo, no? I miei trisnonni neanche me li ricordo, come faccio a sapere se ce n'è qualcuno? Ma credo che tu sei in pace, no? No, non parlo di me, ma dico, parlo no, per qualunque spettatore, cioè, che si potrebbe chiedere, come faccio a sapere se la mia trisavola era infelice e magari mio figlio sta pagandone le conseguenze? Certo. Quando vivi con fatica, non fisica, sì, vuol dire che non sei al tuo posto, okay, e lì bisogna andare a vedere. Okay. Non è necessario che tu lo sappia, eh? Cioè emerge dal campo. E forse appunto ti senti anche, o ti trovi, sai, ci sono le sincronicità anche, no? Sì. Ti trovi magari nella condizione, se ne senti parlare, e se ti fidi di te stesso, ti ascolti il tuo bisogno, forse vieni anche guidato verso Io dico sempre, soluzione. Quando una persona decide di fare la sua costellazione, non è che lo decide così, è come se gli antenati gli dessero un calcio nel sedere esatto, e gli dicessero metti a posto, allora senti fortemente la voglia di sistemare delle cose, no? Perché altrimenti si ripetono, lo sai. Ti faccio una domanda che mi viene così al volo, non so se neanche se è propria, si potrebbe mettere in campo la propria morte? Inscenarla? Non lo so, io non l'ho mai fatto. Non l'hai mai fatto? Direi che forse potrebbe essere meglio un campo di esplorazione. Sì, ma però è così delicata questa cosa. Non so. Io credo che adesso dovremmo fare amicizia un po' col concetto della morte. Sicuramente, ma metterla in scena. Nel senso che siamo abbastanza evoluti per affrontare il problema non più come un tabù, e forse le costellazioni potrebbero essere un modo. Tu hai idea invece di evolvere le costellazioni o nelle costellazioni in qualche particolare modo? Avresti voglia di fare qualcosa? Ma guarda, io già adesso lavoro con gli angeli, che tu conosci. Li conosco. E devo dire che gli angeli e gli arcangeli, eccetera, quando li chiamo, in genere li chiamo quando c'è un qualcosa di fermo, cioè quando non riesco più ad andare avanti, può capitare, no? E devo dire che la presenza angelica è di una potenza incredibile. Bellissimo. Quindi questo è bellissimo. Io dico sempre che ci crediate o no, non importa, voi rimanete. Sì, l'importante è che funzioni. Sì. Vedo una tua foto al Costanzo Show. Ah sì, sì, sì. Cosa stavi facendo lì? Con gli acchetti. Con gli acchetti. Mi sono divertita un sacco. No, ti parlo presentavi forse il tuo libro? Presentavo un personaggio a fumetti che avevo fatto per il Corriere dei Piccoli, che era diciamo contro il fumo per i bambini. Ma dai, sì, è una cosa che non c'entra con quello di Arturo. Cui stiamo parlando. No, ma lui è stato molto una carino. Ragazzina proprio. Parliamo invece del tuo libro, abbiamo un paio di minuti. Il tuo libro Alle radici dell'anima, sì, che adesso spero che ci facciano vedere, eccolo, Alle radici dell'anima, ha più edizioni ormai. Sì, è la terza questa. Cosa hai aggiunto a quello che Linger ti ha insegnato? Ho aggiunto delle testimonianze, ho aggiunto delle testimonianze più che altro. Perché poi sono bellissime, appunto, raccontare quello che accade sul campo e nel campo, sì, è sono miracoli. Quindi continuerai sì, perché questo qui è un sempreverde, cioè nel senso che è facile, no? È un libro molto facile che ho scritto anche velocemente perché evidentemente ero guidata nello scrivere, e che lo comprano sempre perché è la base, è la base. Io ritengo che bisogna venire a fare le costellazioni, però magari prima leggere qualcosa forse conviene, insomma. Per cui... Se Ellinger fosse davanti a te oggi, cosa avresti da chiedergli anche su questi nostri tempi? Magari un consiglio su cosa fare oggi in questo disastro. La costellazione del Covid, ecco, l'ho per fatta. Esempio, l'hai fatta, sì. Hai provato? Sì, perché ho un gruppo di ricerca. Riesci molto a dirmi una manciata di... Il Covid non c'entra niente. Il Covid non c'entra niente. No. È un qualcosa di spirituale, cioè è un risveglio spirituale, dobbiamo guardare questo messaggio, e molta gente se n'è accorta, cioè... Dobbiamo andare verso qualcosa del nuovo mondo. Sicuramente è venuta fuori, diciamo, abbiamo messo in scena
il malessere profondo dell'umanità, sì, la sua paura anche, no? Basta, bisogna cambiare. E poi la separazione che la spesso... La separazione, bisogna andare verso l'amore, insomma, è l'amore poi. Alla bisogna fine. Andare verso l'amore, verso l'unione, cioè, e anche la comunicazione, perché la c'è stato questo grande misunderstanding, sì, sì, anche un po' strumentalmente usato. Altro che, ecco. Sì, ma andremo verso la luce, io sono quindi sicura. Quindi nella tua di costellazione su questa fase, insomma, non pandemica... È facile, non è facile, proprio da stare molto uniti, secondo me. Tempistiche ne hai? No. Sui tempi no, ma non insomma ne prevediamo, facciamo noi, cioè noi siamo gli strumenti, no? Per cui mi auguro di vederla. Beh, prima o poi questa età dell'oro deve iniziare, ma insomma, certo. se stiamo attraversando positivi la notte, prima o poi il sole da qualche parte sorgerà. Assolutamente positivi. Andate da Alberto Mantovani a fare le costellazioni familiari, perché è anche molto divertente, perché sì, appunto ne ho esperienza personale. Ti ringrazio Alberto. Io ti ringrazio tantissimo, perché è stato bello stare qua con te e parlare di questo, anche grande eroe, perché sono eroi della, sì, nostra evoluzione. A tutti una buona vita e ci vediamo la prossima volta.